Il 30 giugno del 1872 a Chieti si costituiva il Club Alpino Italiano con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di tutte le iniziative atte a valorizzare la montagna abruzzese. Il 150° anniversario della nascita della sezione chietina del CAI sarà celebrato con un ricco programma di eventi che ripercorreranno un secolo e mezzo di storia anche attraverso vecchi e nuovi sentieri, dove la storia del CAI si fonderà col presente in un'ottica futura. Eugenio Di Marzio, presidente della sezione Maiella del CAI di Chieti, ribadisce anche l'importanza della sicurezza in montagna, alla luce degli ultimi incidenti mortali registrati dalle cronache nei giorni scorsi. C'era un vecchio manifesto del soccorso alpino che diceva: non esistono montagne assassine, esiste l'uomo imprudente e qualche volta sfortunato. Non faccio riferimento assolutamente agli ultimi avvenimenti, dico soltanto che in montagna non è mai possibile azzerare completamente il rischio, quindi la cosa più importante è la prudenza. La montagna non si muove, l'uomo che si muove per andare in montagna deve andarci quando le condizioni sono ideali. Tante le iniziative messe in campo in 150 anni di storia del CAI di Chieti. Le più recenti sono state le missioni umanitarie in vari continenti e le 23 spedizioni alpinistico-scientifiche nel mondo. La nostra sezione nasce appunto durante un congresso nazionale tenuto a Chieti nel 1872 dal Club Alpino Italiano. Da quel momento il consiglio direttivo appena insediato ha cominciato a fare un grande programma e tutti i consigli direttivi che si sono succeduti fino ad oggi hanno contribuito a scrivere con le loro attività la grande storia del Club Alpino Italiano della sezione Maiella. La sezione è nata col nome inizialmente di Abruzzo e successivamente denominato Maiella. È stata la prima sezione in Abruzzo, poi successivamente nascono le sezioni dell'Aquila, di Teramo e tante altre. Il programma è molto ricco, inizierà con questa manifestazione all'università dove presenteremo il nostro libro, presenteremo un filmato dove ci sarà la partecipazione del presidente generale Vincenzo Torti. Seguiterà con l'organizzazione dell'assemblea generale a Bormio, fatto insieme alla sezione di Sondrio perché siamo gemellati dal 1888, e poi ci saranno attività durante tutto l'anno che caratterizzeranno questo momento di festa per la nostra sezione.